Danilo Pagni, oggi la presentazione ci dice perché con il curriculum che ha scelto di venire ad Arezzo in Serie D. Perché oggi contano le piazze, contano i progetti, i veri progetti, e poi perché io è un po' la mia storia, io ho eredito sfide nelle sfide, quindi per me è stimolante. Qualcuno ha detto se Pagni ha accettato l'Arezzo vuol dire che è sicuro che in estate ci sarà il ripescaggio, è veramente così? No, ma io non posso prendere una decisione familiare e professionale in base a un ipotetico. Io mi ritengo una persona molto concreta. A parte non sarà Serie D, sarà quarta serie, quindi si alzeranno tutti i livelli economici, tecnici, organizzativi. Quindi penso che la mia scelta è stata dettata da un cambiamento anche di vita familiare. Da Mauro Ferretti, che mi ha fatto un'ottima impressione, e poi la piazza mi intriga tanto. A me piace questo fatto di lavorare nelle piazze importanti che vogliono ripartire. Lei ha firmato un contratto di 2 anni, mi dice le prime 3 cose che dovrà fare, se non ha già cominciato a farle, per ristrutturare questa società? La prima cosa è creare un'organizzazione, cercare di creare un'organizzazione snella e operativa in tutte le sue aree, con molta semplicità ma con tanto lavoro. Seconda è quello di familiarizzare con la proprietà, che non è che la conosco da tanto tempo, e con l'ambiente, che sono fondamentali. E la terza è vedere quello che si può recuperare da questa squadra, dalla quale mi aspetto molto di più, e vedere poi come intervenire, perché non è tutto da buttare, qualche giocatore penso che si possa recuperare. Poi sta a loro. Le chiedo anche sul futuro di mister Chiappini. È legato all'esito dei playoff o ha già un'idea di quello che potrebbe essere l'Arezzo del futuro, con lui o senza di lui? Guardi, Chiappini io l'ho avuto come allenatore nell'FC Matera nel 2001. È un allenatore che mi aspettavo che facesse categorie importanti. Poi siamo persi, non telefonicamente, nelle feste, però è una persona che stimo tantissimo come uomo e come tecnico. Mi auguro per lui che sia lui l'allenatore la prossima stagione, ma in questo momento non lo posso garantire a nessuno. Io in questo momento sono concentrato sull'organizzazione, però è una grande persona, un grande allenatore. Le chiedo l'ultima cosa, mister Chiappini lo ha suggerito, diciamo così, Franco Zavaglia, e il direttore generale dell'Arezzo lo ha suggerito Franco Zavaglia. Che rapporto avrà con Zavaglia Danilo Pagni anche in chiave mercato? Ma in chiave mercato io accetto consigli da tutti, però sono un autonomo. Ho grande stima di Franco. Franco può essere una risorsa per questa società, ma soprattutto a livello professionistico, in virtù dei rapporti che lui ha con società di A per qualche giovane. Ma Franco è, diciamo, un amico della società, non è un dipendente. Poi penso che Franco la sua carriera da procuratore, e poi lui è un procuratore. Bocca al lupo. Bocca al lupo, grazie.